All'indomani della sentenza del TAR di Pescara che di fatto blocca i lavori in seguito al ricorso del Comitato Strada Parco Bene Comune sulla terza variante del progetto, si esulta senza peli sulla lingua e si accoglie la lieta novella come fosse un regalo di Natale. I lavori eseguiti nell'ultimo anno e difesi dall'amministrazione presenterebbero gravi lacune in materia di sicurezza per quanto riguarda la circolazione dei pedoni. La questione sarà messa all'ordine del giorno lunedì. Vogliamo, al termine di un consiglio straordinario che si terrà sulla sede della regione nell'area di risulta, proporre al sindaco un ordine del giorno per invitarlo a mettersi dalla parte dei cittadini, cioè a evitare di fare ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR e a fare una profonda valutazione delle alternative, dei percorsi alternativi. Nessuno dei cittadini, né il Movimento 5 Stelle, che è sempre stato al fianco del comitato e della cittadinanza, dice di non attivare la filovia sulla città di Pescara, ma semplicemente di non utilizzare come tracciato quello della strada parco, che rappresenta invece la piazza lineare più grande della città. Ed è necessario oggi, proprio a seguito di una vittoria straordinaria della cittadinanza, sostenere quelle motivazioni e cercare un tracciato alternativo che porti sia, diciamo, un beneficio alla mobilità sostenibile cittadina, sia che salvaguardi un percorso pedonale ciclabile che oggi è dimostrato anche dai giudici che ha una natura che non deve essere modificata con un progetto che è sostanzialmente sbagliato e illegittimo. Chi non ricorda il giro di prova dei mezzi elettrici sulla strada parco un anno fa? Sono passati qui i mezzi green della TUA dopo il taglio del nastro. Il passaggio dei primi mezzi pubblici sull'area pedonale, diventata punto di riferimento dell'area metropolitana, luogo di tempo libero di famiglie adolescenti che qui praticano sport all'aria aperta, non è stato accolto con grande calore. Chiaro è che sull'intero progetto dovrà pronunciarsi il comitato via il MIT per il nulla osta di sicurezza, ma per ora pare tutto fermo e sul piano progettuale va rimarcata come condicio sine qua non la possibile interazione tra il mezzo e le opere infrastrutturali nel tracciato dedicato, con tutto ciò che riguarda ciclisti e pedoni.